Davide Giacalone, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, bentrovati. Eccoci qui. Allora, aperture dei quotidiani oggi quasi sempre incentrate sulla politica estera e riflessi, ne parlavamo ieri mattina proprio a quest'ora sull'Italia. Corriere, l'avanzata di Haftar su Sirte, Libia blitz delle forze anti-Sarraj, contrasti Roma-Parigi, Di Maio si appella al dialogo. Dalla Stampa, i soldati italiani via da Baghdad, Libia sfuma intanto la missione europea, Roma cerca il dialogo con Mosca e Ankara, basi turche in Algeria nel frattempo. Allora Davide, da questi due titoli relativi sommari già un sacco di spunti e l'Italia in prima fila anche come possibili conseguenze dirette. Non c'è dubbio, già sono temi complessi, per giunta sovrapporli tra da una parte l'Iraq, Iran e dall'altra la Libia, complica ancora di più le cose. Teniamoli separate. Allora, la Stampa fa il titolo: i soldati italiani via da Baghdad. In realtà la notizia ufficiale è che sono andati via i nostri militari da un posto dove si trovavano, un compound nel quale si trovavano, per andare in un altro, cioè non sono tornati in Italia, non sono sulla via del rientro, almeno fin qui. E non c'è dubbio che lo spostamento è dovuto all'aumento considerevole del pericolo, anche se proprio il Parlamento iracheno, per quel che vale un Parlamento in Iraq, aveva votato chiedendo agli statunitensi di andarsene, ma chiedendo agli italiani di restare per per l'addestramento delle truppe. Questo non significa niente dal punto di vista, cioè non significa molto dal punto di vista della sicurezza. Se tenete presente che dopo la richiesta irachena ritiratevi, gli americani avevano, prima i militari avevano detto perfetto, ce ne andiamo. Poi il Pentagono ha detto no, ma quando mai? Non intendiamo andarci. Infine il presidente ha detto non ce ne andiamo, se però ci ridate i soldi che abbiamo speso per stare lì. Non è propriamente una posizione semplice. Dalla NATO si ricorda che l'Iran non avrà mai la bomba atomica, nel senso che l'accordo, ne abbiamo parlato ieri, non avrà mai la bomba atomica, comporta un rapporto di forza e di controllo sulle fertilizzazioni che fanno in Iran. Come si possa riuscire a farlo in un clima di guerra lo sa solo il cielo. Allora occorrerà fare come si fece con le centrali irachene a Osirak, bisogna alzare gli aerei in volo e bombardargli le centrali. Questa però a quel punto è guerra dichiarata. E infine, ieri c'era stato la notte dell'altro ieri un tweet, tanto per cambiare, del presidente statunitense che ha detto noi colpiremo l'Iraq anche nelle sue diciamo così punti di forza culturali, l'Iran nei punti di forza culturali. Cioè, diciamo, non starà mica parlando dei monumenti e dei siti UNESCO, forse si riferisce a altro. Ha chiarito, no, mi riferisco proprio a questo. Dice, se loro torturano, noi perché non possiamo buttargli giù? Perché le guerre si vincono con la forza, su questo non c'è alcun dubbio, ma anche cercando di ricordarsi perché le hai iniziate. Se tu vai a fare la partita contro i talebani perché buttano giù i Buddha, cioè buttano giù i monumenti, e sono in ciò degli incivili, e per combattere gli butti giù i monumenti, hanno vinto i talebani, poi stabiliremo la guerra finale chi l'ha vinta, ma culturalmente, o meglio incivilmente, l'hanno vinta loro. C'è una differenza fra il mondo civile e il resto, se te la dimentichi, dopodiché perché la gente debba andare a morire in guerra lo sa solo il cielo. Allora, La Repubblica, taglio alto, intervista a Gentiloni, Europa sveglia, di questo è il titolo, il commissario all'economia dice la crisi Trump-Iran dimostra che l'Unione Europea deve fare passi in avanti o continuerà a trovarsi di fronte a fatti compiuti, la Libia nel baratro, colpa anche di Salvini. Allora Davide, che ne pensi di questa intervista? Sono due i concetti, tra gli altri i concetti diciamo forti di questa intervista al commissario europeo Gentiloni. Il primo dice bisogna dare una spinta espansiva alle nostre economie, lui è commissario a questioni economiche, non può bastare solo la BCE, dobbiamo accelerare sugli investimenti. Ora, che non possa bastare soltanto la Banca Centrale Europea, Mario Draghi lo ha ripetuto per 7 anni, e per 7 anni noi qui abbiamo sempre rilanciato quelle affermazioni del presidente della BCE perché erano nel mondo dell'ovvio, nel mondo del giusto. Non può bastare una banca a fare la ripresa. Ma non è che quando uno dice bisogna rilanciare gli investimenti può significare che i paesi altamente indebitati possono indebitarsi ancora di più, perché così rendono peggiore la loro condizione, più pericolosa la loro condizione. Quindi significa avere maggiori investimenti europei. Allora, a parte il capitolo del fatto che l'Italia non riesce a spenderli ed è una cosa assolutamente indecente, ma questo è un altro tema,
Per avere maggiori investimenti, soprattutto in campi specifici, come per esempio quello del cosiddetto Green Deal, che poi è tecnologia dell'innovazione, per avere investimenti bisogna avere un bilancio più forte. Per avere un bilancio più forte bisogna avere contributi di ciascun paese più alti, e senza questa allocca, racconto che si fa al popolo dei contributori netti e degli avanzi fiscali. Lo diciamo chiaramente all'opinione pubblica o ci limitiamo a dire la parte zuccherosa? Ci vogliono più investimenti, che così non significa niente. Mentre per quel che riguarda la Libia, il ruolo dell'Italia che è gravemente in pericolo, e il fatto che l'Unione Europea dovrebbe avere un ruolo, attenzione, la politica estera non è parte di quello che nei trattati si devolve alla Commissione Europea. Questo è il punto. Si vuole farlo? Io sono favorevole, ma prima devi scriverlo nei trattati. Non è che puoi pensare che sia una questione de volemos e bene, diamoci una mano. Semmai una cosa che potrebbe essere fatta è cancellare l'alto commissario per la politica estera, perché quello è un'illusione e al tempo stesso anche una presa in giro. E anche lì solo il cielo sa perché l'Italia con Renzi si batté per avere proprio quel posto lì, il posto più inutile di tutta Europa. C'è cronaca anche poi sui quotidiani di oggi, è molto legata alla questione assalti alle ambulanze, ma anche aggressioni ai medici nei pronto soccorsi. Queste sono un po' le tematiche. Andiamo sulla prima del Corriere, appunto: assalti alle ambulanze, telecamere e pene severe. Poi l'incipit: dopo queste aggressioni contro il personale a bordo delle ambulanze arrivano nuove misure, installazione di telecamere sui mezzi di soccorso e pene più severe. Di che si tratta, Davide? Dice il ministro della sanità: sono pronto a fare un decreto per ottenere queste due cose, quindi telecamere e pene severe. Allora, le telecamere vanno benissimo, sono utilissime. Non credo che ci sia bisogno di un decreto legge per mettere le telecamere sulle ambulanze, perché è un fatto di sicurezza, poi l'ambulanza non è che sono... Però segnalo che in Parlamento è fermo da più di un anno la legge per le telecamere negli asili, cioè dove ci sono i bambini, cosa che, come noi sosteremmo a suo tempo e come era l'esempio del sindaco Grossi di Sant'Angelo Lomellina, attenzione che quella roba lì va a garanzia sia dei bambini che delle maestre, che di chiunque stia da quelle parti. È ferma in Parlamento. Adesso non è che ogni volta che c'è un'emergenza uno si inventa una cosa che non riesce a fare per il resto. In quanto alle pene più severe, vedete, le pene più severe, cerchiamo di capirci, è la tenitruante promessa degli impotenti. Perché ci fai con le pene più severe? Il problema è fare i processi e dare le condanne. Cioè, non è che se io, anziché metterci che se tu fai violenza su una ambulanza, che è già un reato, aggravato dal fatto che si tratta di pubblici ufficiali, aggravato dal fatto che sono in emergenza, c'è una serie di aggravanti. Se anziché dire che in galera ci devi andare per 4 anni, dico che ci devi andare per 4.000 anni, cambia niente se non ti faccio il processo. Quello che manca in Italia non sono le pene scritte nel codice penale, sono le pene irrogate dai tribunali a fine di un processo di 3 gradi con sentenza passata in giudicato. Se non lavorate su quello, le pene servono soltanto ad aumentare, appunto, la pena di chi sta ad ascoltare. Prima pagina della Stampa: se avete voglia di impiegare qualche minuto su una storia di cui sentiste parlare qui e solo qui a RTL 102.5 nei primi anni 2000, Telecom in Brasile scrive in prima la Stampa: l'America ora indaga sulle tangenti, quelle tangenti su cui scrisse un libro Davide Giacalone. In Italia tutto è approdato praticamente al nulla di fatto per quanto riguarda le vicende processuali, ma pare che questa storia invece non convinca ancora oggi gli americani. Interessante, Davide, ritrovare all'alba del 2020 questa storia in prima sulla Stampa. Qui, ripeto, erano i primi anni 2000, ne parlavamo solo noi. Oggi dal Fatto Quotidiano un'intera paginata del nostro Stefano Mannucci: sono già tutti stonati per le gaffe di Amadeus, una ricostruzione di una serie di disastri in sequenza per quanto riguarda l'annuncio del cast che è stato bruciato da chi, e così Amadeus è stato costretto a fare l'intervista a Repubblica invece di annunciare come avrebbe dovuto in diretta televisiva il cast. E poi la ciliegina sulla torta, per cercare di recuperare almeno un pochino di colpi di scena, ieri sera l'annuncio di 2 nuove forze, Tosca e Rita Pavone, ultima apparizione a Sanremo 1972. Io avevo 3 anni. Che Rita Pavone è tosta, però. È tostissima, sicuramente. Assolutamente. Lo dico. Devo dire, viva il nuovo. Sì, bello, i giovani, no? Che vanno avanti, che aprono la strada. Va bene. Insomma, ci sono vari commenti che ironizzano. Ma poi vogliamo rimaniamo con Davide su Sanremo? Scusatemi, che c'è anche la famosa Gebrale di cui dovremmo... C'è anche la Gebrale. Si parla anche della Gebrale. Come no? Rula Gebrale. Davide, intervieni un po' su questa questione sanremese.
Se mancava una voce, diciamo, su un tema che è sulle prime pagine di tutti i giornali, l'Italia ha come problema, diciamo, serio chi partecipa al Festival di Sanremo e chi parla al Festival di Sanremo. Che è una, guardate che è una notizia consolante, è la dimostrazione che non cambia niente. Sanremo è una specie di monumento all'eternità italiana, cioè noi faremo le stesse polemiche, le stesse cose, servono a fare spettacolo. Ma non è più facile dire che, intanto, dire, Sanremo non è che sia un pezzo di cultura tipo l'Accademia dei Lincei, quindi per la verità potrebbe stare tranquillamente sul mercato, come il 99,9% della RAI potrebbe stare tranquillamente sul mercato. Dopodiché tu assegni la gestione di un evento a qualcuno che ne sia responsabile. Il responsabile è responsabile di cosa? È responsabile del successo, dell'eco avuto nella stampa, del presso l'opinione pubblica e dei conti. I conti però fatti bene, inutile che, come la dice la RAI, vedete, questa trasmissione guadagna perché ci sono gli utili pubblicitari. Sì, detrai però tutti i costi fissi, che sono quelli che paghiamo noi italiani con una tassa, mettici anche quelli. Chi, mettendoci anche quelli, riesce a portare della ricchezza alla società, va avanti. Chi non riesce a portare ricchezza alla società farà anche delle cose bellissime, ma se ne va a casa perché evidentemente ha la vocazione per fare qualcosa d'altro. Questo, diciamo che siamo nel campo della banalità più assoluta, ma vuoi mettere la bellezza di raccontare, di polemizzare se una persona debba o non debba parlare? Naturalmente, diciamo così, tutto concentrato sulla tipologia del cognome e sull'ipotesi di annessione a schieramento politico, che è perfetto per poter parlare del nulla ancora per settimane. Però vorrei aggiungere una cosa e sentire la tua opinione su questo. In realtà in ogni festival ci sono molti ingredienti, poi alcuni che riescono meglio, altri peggio, però in questa edizione c'è da Achille Lauro ad Anastasio, da Gabbagna ai Pinguini Tattici Nucleari che non conosce praticamente nessuno, da Elettra Lamborghini al Levante. Il fatto che sia stata scelta una donna che secondo me ha una bellissima carriera, è tostissima, devo dire la verità, è anche anticonvenzionale nei suoi pensieri, come Rita Pavone, non capisco cosa tolga al festival, anzi aggiunge qualcosa. Ma il Festival di Sanremo è sempre stato, diciamo così, un misto tra quel che di nuovo emerge nel mercato musicale e quel che invece di consolidato ci si trova. La Rita Pavone è un ricordo della nostra, con tutto rispetto naturalmente, quando eravamo più giovani, stavo dicendo la nostra infanzia, ma io me la ricordo, viva la pappa pomodoro, diciamo, Zamburrasca, stiamo parlando del secolo scorso, abbondante. Il fatto che ci sia ancora vitalità musicale anche in età più avanzata è normale, però vorrei segnalare una cosa, abituatevi a questo, il Festival di Sanremo del 2050 saranno tutti anziani, anche perché ad ascoltare saranno tutti vecchi, saremo, speriamo di esserci, tutti vecchi, tranne qualcuno che magari è immigrato. Ma vorrei ricordare che c'è un tema di demografico dietro tutto questo. Poi c'è un tema di spettacolo, diciamo che ieri, se si voleva fare il colpo di scena con Tosca e Rita Pavone, insomma, non è andata benissimo tutto qui. Poi detto questo, vedremo sul palco evidentemente ciò che accadrà a Sanremo. Invece, tornando alle prime pagine dei quotidiani, noi ne riparliamo alle 8:10 qui in Nonstop News. Giusy, cos'altro hai in serbo per Davide? Beh, c'è l'Ilva per esempio ancora, perché oggi è una giornata cruciale per Ilva, perché viene presa la decisione sul famoso altoforno 2, sulla sua eventuale, sul suo destino, chiamiamolo così. Ci aggiorni anche su questo, Davide? Allora, con ogni probabilità domani commenteremo la decisione, che non è una sentenza, del Tribunale del Riesame circa la possibilità che l'altoforno 2 rimanga acceso. Un giudice di merito ha già detto che andava spento in via cautelare, è stato fatto ricorso al riesame, e quindi probabilmente oggi lo sapremo e domani lo commenteremo. Il punto qual è? Che tutti scrivono una cosa abbastanza ovvia, cioè accendere o spegnere, tenere acceso o spegnere quel forno naturalmente ha implicanze di carattere economico, sul lavoro, eccetera. Però non sono cose che possono portare al giudice. Il giudice non decide di questo, decide in punto di diritto, e comunque vadano le cose, diciamo, è una partita che si gioca in punto di diritto, non si può scaricare sul tribunale questa roba, sui tribunali questa roba, e se si è arrivati a questa roba è perché non si è stati capaci di governarla. Se ne occupa il New York Times, vi leggo alcune parole che hanno scritto dall'America: il futuro della più grande acciaieria d'Europa è incerto, vittima di un'industria in declino.
di regole a casaccio e di una politica instabile. Purtroppo il quadretto è sintetico, brutto, ma anche abbastanza realistico. Vedremo quindi oggi cosa sarà deciso, ma non è che oggi decidi la partita da lì. Certo, se lo spengono lo spengono, il problema si risolve. Ma non è che in caso contrario hai risolto la questione dell'IVA, hai solamente rinviato ulteriormente, senza riuscire a trovare una soluzione, l'ipotesi di rifarla tutta statale con i contributi delle banche assomiglia molto a un modo per perdere i soldi del contribuente. Davide, tanta simpatia per te, a domani, buona giornata. A domani, buona radio a tutti.